Le 18.34, buon lunedì sera, buone feste a tutti voi. I martiri di oggi sono in numero maggiore rispetto a quelli dei primi secoli nel giorno di Santo Stefano, primo martire cristiano. Papa Francesco all'Angelus ricorda le dure persecuzioni che subiscono ancora oggi coloro che seguono Gesù. Allora, per il racconto di tutto, sentiamo da Piazza San Pietro Cristiana Caricato. Ciao Cristiana, a te. Sì, buonasera da Piazza San Pietro, atmosfera naturalmente natalizia, nel giorno di Santo Stefano, primo martire della Chiesa. E il Papa all'Angelus questa mattina ha parlato proprio di chi rende testimonianza alla verità fino allo spargimento del sangue, invitando ad essere vicini ai tanti martiri con l'affetto, la preghiera e il pianto. Francesco ha ricordato come la liturgia faccia celebrare il martirio di Santo Stefano il giorno dopo la nascita di Gesù e come questo porti in inevitabilmente a guardare tanti cristiani perseguitati nel mondo, la cui fede vi porta ad essere odiati a causa di Cristo. C'è un'opposizione, ha detto il Papa, tra la mentalità del Vangelo e quella del mondo, una mentalità mondana fatta di tenebre che spesso oscurano le opere malvagie. Il suo pensiero è andato proprio ai tanti cristiani che soffrono, soprattutto in Medio Oriente, in particolare il Papa ha citato l'Iraq. Sentiamo allora le sue parole questa mattina all'Angelus. Io vi dico una cosa, I martiri di oggi sono in numero maggiore rispetto a quelli dei primi secoli. Quando noi leggiamo la storia dei primi secoli, qui a Roma. E leggiamo tanta crudeltà con i cristiani. Io vi dico, la stessa crudeltà c'è oggi, è in numero maggiore con i cristiani. Oggi vogliamo pensare a loro che soffrono persecuzione, essere vicini a loro con il nostro affetto, la nostra preghiera e anche il nostro pianto. Ieri, giorno di Natale, i cristiani perseguitati nell'Iraq hanno celebrato il Natale nella sua cattedrale, nella loro cattedrale distrutta. È un esempio di fedeltà al Vangelo. Al termine dell'Angelus il Papa ha voluto ricordare anche i passeggeri dell'aereo russo precipitato nel Mar Nero con a bordo il coro e l'orchestra dell'armata russa. Ma tornando al giorno di Santo Stefano, ai martiri cristiani, Francesco, lo abbiamo sentito, ha ribadito che oggi i perseguitati a causa del Vangelo sono in numero maggiore rispetto ai primi secoli del cristianesimo. Solo nell'ultimo anno abbiamo assistito al brutale assassinio nello Yemen di 4 missionarie della carità, ad Aden, ma anche al crudele ed efferato omicidio di padre Jacques Hamel nella diocesi di Rouen. Solo 2 episodi di una lunga schiera di martiri sono i martiri di oggi, coloro appunto che, come ha detto il Papa, vengono odiati proprio per la loro fede. Allora io vi lascio una scheda preparata da Paolo Fucili che ripercorre questa lunga lista di nuovi martiri. Poi la linea può tornare allo studio. La notizia a volte può far molto rumore, ma in genere muoiono nel silenzio i martiri cristiani di oggi. Tutti ricordano padre Jacques Hamel, sgozzato il 26 luglio in Francia da 2 terroristi al grido Allah Akbar, anche perché di lui disse Francesco che già è un martire senza processo. Ma secondo il sismografo, blog specializzato in informazione religiosa, da gennaio la causa del Vangelo conta altri 30 caduti pressoché ignoti tra sacerdoti
sacerdoti, religiosi e altri operatori pastorali. Ci sono 4 suore trucidate il 4 marzo nello Yemen, nell'ospizio assalito da un commando di fanatici islamisti. La loro colpa era solo dedicarsi anima e corpo ad anziani, poveri, ammalati, sull'esempio di Santa Teresa di Calcutta. E proprio oggi padre Tom Uzunalil, sacerdote indiano rapito durante l'assalto e di cui nessuno sa più nulla, si appella in un video a Francesco e lamenta di essere dimenticato perché non è europeo. Ci vuol ben altro a scuotere l'indifferenza generale, non certo una rapina in un remoto angolo di mondo, circostanza in cui molti hanno trovato la morte operando in contesti molto poveri e perciò violenti. È successo in Congo, Colombia, Haiti, Venezuela, Brasile, dove una delle vittime, padre Antonio Moser, era meno sconosciuta di altre solo per aver partecipato al sinodo del 2015. In Messico si segnala il caso atroce di 4 catechisti rapiti, torturati e uccisi tutti insieme a settembre dai narcotrafficanti, ma non mancano neppure 2 suore barbaramente accoltellate negli Stati Uniti. Le abbiamo sentite poco fa le parole del Papa che ha ricordato appunto le sofferenze dei cristiani in Iraq, dove ieri, ha detto Francesco, si è celebrato il Natale nella loro cattedrale distrutta. Messe anche nelle chiese delle zone liberate dall'ISIS, Francesco Durante ci racconta la celebrazione di Bartella, località vicino Mosul. Hanno festeggiato il Natale con una rinnovata gioia nel cuore. I cristiani della città di Bartella, vicino a Mosul, sono tornati nella loro cattedrale per la prima volta da quando era caduta nelle mani dell'ISIS quasi 3 anni fa. I combattenti del sedicente Stato Islamico sono stati da poco respinti, ma per la comunità irachena è ancora tutto difficile. Oggi stiamo vivendo un misto di tristezza e felicità, dice il vescovo Assiro Musa Shemali. Non siamo troppo felici né troppo tristi. Avevamo sperato che la vita sarebbe tornata alla normalità, ma il Daesh che ha occupato queste aree ha distrutto molti luoghi santi. I figli di questa nazione sono fuggiti. In questo modo hanno colpito il cuore della vita cristiana. La città di Bartella, un tempo dimora di migliaia di cristiani assiri, nell'agosto 2014 era stata coinvolta nell'attacco sferrato dal Daesh in vaste zone dell'Iraq e della vicina Siria. Le forze irachene l'hanno riconquistata nei primi giorni dell'offensiva statunitense iniziata ad ottobre, ma nel frattempo tutta la piana di Ninive, uno dei più antichi insediamenti cristiani, si era svuotata e i fedeli erano fuggiti nella regione autonoma curda. Oggi sono la persona più felice del mondo, confida Shruk Taufik, una casalinga di 52 anni rifugiata finora nella città curda di Erbil. Sono così felice di essere tornata nella mia terra e nella mia chiesa. Non ci importa cosa faranno i miliziani del Daesh, noi resteremo qui. Nei pensieri del Papa un'altra terra, la Siria, per la quale Francesco ha chiesto nuovamente ieri la pace. Nel paese continuano a morire civili, almeno 30 vittime oggi in un attentato, scoperte anche fosse comuni ad Aleppo, dove però dopo 4 anni si è tornati a celebrare la messa di Natale. Antonio Sobiero. Almeno 30 persone sono state uccise in un attentato nella città di Al-Bab in mano ai miliziani dell'ISIS. Secondo l'esercito turco, i jihadisti assediati da settimane dalle milizie appoggiate da Ankara hanno attaccato i civili che cercavano di fuggire, facendo l'ennesima strage nell'inferno siriano. Ma non è finita. Ad Aleppo Est i militari russi hanno trovato 21 corpi torturati in fosse comuni scoperte nei quartieri fino a pochi giorni fa nelle mani dei combattenti anti-Assad. Tra le vittime 5 bambini e altrettante donne. E nella stessa zona una 60 di militari delle truppe lealiste sono morti in 2 giorni a causa delle esplosioni degli ordigni disseminati dai ribelli. Urge quindi una bonifica metro per metro prima di far rientrare i civili. Pace agli uomini. Ieri, prima della benedizione Urbi e Torbi, Papa Francesco ha chiesto pace agli uomini e alle donne della martoriata Siria, dove troppo sangue è stato sparso.
È tempo che le armi tacciano definitivamente. Eppure nuovi segni di speranza ci sono per il popolo siriano. Nella cattedrale maronita di Sant'Elia di Aleppo Vecchia, per la prima volta da 4 anni si è celebrata la messa di Natale, presenti anche alcuni musulmani. Gesù è arrivato in mezzo ai fedeli, in una chiesa con una parte del tetto e le panche distrutte dai bombardamenti. Rientriamo in Italia, sul Mona, per i funerali di Fabrizia Di Lorenzo, la vittima italiana della strage di Berlino. In tantissimi per l'ultimo saluto alla ragazza, presente anche il capo dello Stato Mattarella, amava la vita e il suo sorriso resterà sempre con noi, le parole del Vescovo nell'omelia. Da sul Mona, Vito De Torre. Questa mattina un'intera città si è stretta attorno alla famiglia della povera Fabrizia Di Lorenzo. Chi non è riuscito ad entrare in chiesa ha partecipato ai funerali fuori dal Duomo. Una folla enorme, in silenzio, con gli occhi lucidi, ancora increduli per questa morte assurda, dettata solo dall'odio. Assurdo. E non si hanno parole per commentare. Abbiamo un silenzio dentro che ci rimbomba nella testa, nelle orecchie, pensiamo a questa ragazza, a tutto quello che è successo. Le conosceva? Conosco il papà. Che famiglia è? È una famiglia tranquilla, normale, una famiglia che lavorano per tirare avanti. Il papà era impiegato alle poste. Il presidente della Repubblica Mattarella oggi ha voluto essere presente alle esequie della giovane sulmonese per stare vicino al dolore della famiglia di Lorenzo. Un funerale celebrato in forma privata, senza giornalisti né fotografi, riservato ai parenti più stretti e agli amici. I concittadini di Fabrizia hanno ascoltato però le parole di Monsignor Spina, pronunciate durante l'omelia, che ha chiesto a tutti di diventare costruttori di pace. Fabrizia, ha detto commosso il Vescovo, adesso è un angelo in volo verso la casa del Signore. Sì, un angelo che con le sue ali dall'alto ci dice di costruire la pace e di abbattere i ponti dell'odio, del terrorismo, della violenza. Come si fa a non commuoversi quando una giovane vita viene spezzata così? E si piange con chi piange. E i genitori oggi hanno pianto, la comunità ha pianto. E il Vescovo piange con chi piange, dando affetto, vicinanza, ma soprattutto preghiera, perché Dio asciuga le nostre lacrime. Veniamo agli aggiornamenti sul disastro aereo nel Mar Nero, in cui sono morte 92 persone, tra cui il celebre coro dell'Armata Rossa. Si attende il ritrovamento delle scatole nere, ma per il momento l'intelligence russa esclude l'attentato terroristico. Il clima è teso a Mosca. Oggi un allarme bomba, che poi si è rivelato infondato, ha provocato l'evacuazione di 3 stazioni ferroviarie. La cronaca di Leonardo Possati. Non c'è pace per Mosca. Dopo l'incidente aereo di ieri, nel quale sono morte 92 persone, questa mattina è scattato l'allarme terrorismo nella capitale russa in seguito ad una serie di telefonate anonime con minacce di attacchi bomba alla rete della metropolitana. La polizia, in via precauzionale, ha comunque evacuato le stazioni di Kazansky, Leningradisky e Jaroslavsky, i 3 snodi principali nel sistema metropolitano moscovita. 3.000 persone sono state portate in salvo per permettere agli artificieri di effettuare i dovuti controlli, al termine dei quali il traffico è tornato alla normalità. Il tutto, dicevamo, accade il giorno dopo il tragico incidente aereo sul Mar Nero, per il quale oggi si è osservato un giorno di lutto nazionale. Fra le 92 vittime c'erano anche i 60 componenti dello storico coro dell'Armata Rossa, diretto in Siria per trascorrere l'ultimo dell'anno con i soldati che li combattono. Sulla dinamica dell'incidente pendono ancora numerosi dubbi, anche se i servizi di intelligence russa escludono che si sia trattato di un atto terroristico, ma per averne la certezza bisognerà attendere le informazioni dei registratori di volo. Il Tupolev 154, costruito nel 1983, sarebbe dunque precipitato nel Mar Nero poco dopo il decollo dall'aeroporto di Sochi per un guasto al motore, oppure per un errore del pilota. Altre 2 ipotesi, stando a quanto trapela da ambienti vicino al Servizio di Sicurezza Federale russo, potrebbero essere che nel motore sia entrato un qualche oggetto, oppure la scarsa qualità del carburante. L'Inghilterra piange il suo gigante del pop, George Michael, è morto di infarto a 53 anni, una carriera lunghissima, 100 milioni di dischi venduti, Last Christmas, uno dei suoi successi più grandi, e George Michael si è spento proprio nel giorno di Natale. Federico Plotti.
Questa è una delle canzoni legate al Natale più famose, Last Christmas, e l'aveva scritta lui, George Michael, che proprio nel giorno di Natale se n'è andato nella sua casa nell'Oxfordshire, stroncato a soli 53 anni da un infarto. Lo scorso Natale ti ho dato il mio cuore, ma proprio il giorno successivo l'hai buttato via. Quest'anno, per evitare le lacrime, lo darò a qualcuno speciale, diceva nella canzone, ironia della sorte. Era arrivato al successo con gli Wham, il duo che nella metà degli anni 80 si è diviso successi e vendite con i Duran Duran e gli Spandau Ballet e tutta quella folta schiera di gruppi che in quel periodo ha cavalcato sapientemente l'onda lunga del pop britannico. Ma George Michael non era come tutti gli altri. Ha resistito al rapido consumo di quel genere musicale, lo ha superato iniziando un fortunato percorso da solista che lo ha portato fino ad oggi, successo dopo successo, dimostrando che era in grado di fare molto di più e molto meglio. Dal pop al rock, dal jazz alla musica dance, George Michael è stato uno degli artisti più poliedrici del nostro tempo. I suoi concerti erano un vero spettacolo, aveva la straordinaria capacità di catturare il pubblico e portarlo sempre dalla sua parte. Una vita sempre sopra le righe, ha dichiarato più volte di fare uso di droga, la stessa che lo ha portato anche dietro le sbarre. Innumerevoli le sue prese di posizione contro la politica e contro le discriminazioni, soprattutto degli omosessuali. Se n'è andato alla fine di un 2016 davvero funesto per la musica. In questi 12 mesi sono scomparsi grandi interpreti, da Prince a David Bowie, da Greg Lake a Keith Emerson, fino a Leonard Cohen, e poi ieri, nel giorno di Natale, ha salutato tutti, anche George Michael. E del Natale torniamo a parlare, cambiando argomento però, parliamo del Natale a tavola. Fra il 24 e il 25 sono stati tanti gli avanzi di pranzi e cene, stimati addirittura in mezzo miliardo di euro, secondo Coldiretti. Avanzi che per fortuna però gli italiani hanno imparato a riutilizzare in cucina per evitare sprechi. Sentiamo Stefania Squarcia. 2,3 miliardi di euro letteralmente mangiati dagli italiani, spesi per cibi e bevande tra il cenone della vigilia e il tradizionale pranzo di ieri. Finisce così a pancia piena il Natale 2016 e quanto stima Coldiretti, che segnala però anche che tra avanzi e sprechi gli italiani gettano nei rifiuti oltre mezzo miliardo di alimenti, in cima alla lista carni e pesce, un fenomeno odioso che quest'anno una persona su tre dichiara di voler contrastare. Così, nel segno di un Natale più sobrio, il menù dei prossimi giorni di festa potrebbe riciclare gli avanzi. Quest'anno ha visto il trionfo in cucina e in tavola di prodotti tradizionali tipici del Made in Italy, arricchiti dalle specialità in arrivo dalle aree terremotate, con un sorpasso netto, quello del panettone sul pandoro, immancabili anche vino e spumante, di gran lunga preferiti allo champagne. Ma come restituire dignità di tavola a quel che rimane della buffata natalizia? E ancora la tradizione a venirci in aiuto. Polpette e polpettoni a base di carne o tartare di pesce sono un'ottima soluzione per recuperare il cibo del giorno prima. Pure le frittate possono dare, continua la Coldiretti, un gusto nuovo ai piatti di verdura o di pasta. Una scelta che fa bene all'economia e all'ambiente, con la conseguente minore produzione di rifiuti. In questi giorni abbiamo dunque mangiato di più, bevuto di più, ma regalato un po' meno. Siamo stati infatti più moderati nelle spese e così il 14% degli italiani non ha ricevuto nulla in regalo. Cambiamo argomento, storica visita del premier giapponese Shinzo Abe a Pearl Harbor in occasione del 75esimo anniversario dell'attacco alla base navale statunitense. Con lui anche il presidente Obama. Augusto Cantelmi. A 75 anni dall'attacco giapponese a Pearl Harbor che spinse gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, storica visita tra oggi e domani del primo ministro nipponico Shinzo Abe al porto hawaiano, accompagnato dal presidente uscente Barack Obama. Si va a chiudere così un cerchio aperto con la visita del presidente americano uscente dello scorso 27 maggio a Hiroshima.
Pearl Harbor e Hiroshima, dunque, l'inizio e la fine, i luoghi simbolo di quella lunga guerra che portò Stati Uniti e Giappone a combattersi senza esclusione di colpi, compreso l'uso della bomba atomica. Niente scuse ufficiali, tuttavia, da parte di Abe, solamente un gesto di cortesia che accompagna l'anniversario dell'entrata in guerra degli Stati Uniti. Ora si vuole voltare pagina, almeno è questa la volontà manifestata da Obama e Abe, ma dal 20 gennaio alla Casa Bianca si insedia Donald Trump che per tutta la campagna elettorale non ha risparmiato critiche al Giappone, sebbene a rappresentare a Pearl Harbor la prossima amministrazione presente, la figlia di Trump, Ivanka. E noi siamo al momento del nostro TG Post, con Maurizio Dischino torniamo nella Repubblica Centrafricana dove con l'apertura del Giubileo a Bangui, lo sappiamo, è cominciato un periodo di tregua in diverse aree del paese. Molte sono però le famiglie ancora sfollate, solo nella missione dei Carmelitani nella capitale ci sono 3.000 persone, tanti sono i bambini nati. Vediamo il TG Post allora e vi ricordo l'appuntamento con la prossima edizione del telegiornale fra circa un'ora e mezza alle 20:30. A dopo.